Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Tana degli Scacchi, signori. Oggi puntata da domenica dedicata al Choap. Andiamo a sfidare qualche vietnamita al Choap qui su GameVH, signori. Ora sono a 1489. Cerchiamo di arrivare a 1500. Comunque qui i punteggi su questo sito, i tops, stanno 1900. Cioè, 1900, cioè sei un mostro qua. Non è come a scacchi, 1 a 2000 praticamente è come fosse un 3000 a scacchi, più o meno. Bene, quindi sono già a un buon livello, quindi vediamo. Andiamo a sfidare qualcuno, signori. Crea una partita. Scommettiamo 500 monete, giochiamo a 5 minuti più 5 secondi da buono. 90 secondi per mossa, nel senso che se per una mossa pensi più di 90 secondi perdi la partita. Mettiamo 5 più 5, creiamo il tavolo, signori, e vediamo che succede. Vediamo che succede. Ecco qui la scacchiera, aspettiamo l'avversario. Oggi ho fatto il nuovo look, signori. Solo con i baffi, signori, con i baffi e la balanzasca. Attenzione, qui un avversario tosto, 1593, accettiamo. Apriamo con l'elefante. Oh, il torrone per negati, subito. No, ha subito girato il cannone. Che fortuna. Adesso io il torrone per negati inchiodato. Non posso toglierlo, se no è scacco. Allora, se giro questa pedina sperando che sia un cannone, così lo scacco. Vediamo. È il cannoncino trovato! Scacco! Va bene, mi ha mangiato il torrone per negozi, però adesso lui ha il cannoncino in faccia e non può sviluppare i pezzi. Però ha girato subito il torrone per negozi. Comunque lui non può girare né guardiani né elefanti, ok? Bene, altro torrone per negozi, però questa pedina è difesa dal cavallo. Alla prossima però potrebbe, non può minacciare il cannone perché sarebbe scacco. Quindi giriamo pedine, signori. Giriamo pedine. Questa qui laterale. O questa qui, questa. Pedone, così evitiamo la spinta. Ha girato subito il cavallo. Adesso attacca la pedina. Oh, sta girando tutte le migliori, eh. Tutte le migliori. Guarda qua che roba. Adesso devo non posso difendere sto pedone. Devo sviluppare, devo provare a girare pezzi, questo. Altro pedone, lui mangia, sicuro, infatti. Però non può darmi scacco se non mangio col cannone, sviluppiamo ancora. Un altro pedone, ma il torrone per negozi? Sì, ma ha fatto girare subito per farmelo catturare. Ok, lui ha lanciato il cannone kamikaze perché sperava fosse un pedone, così attaccava al cannone e toglieva, una volta che lo spostavo mi dava scacco di cavallo, però ha girato il guardiano. Attenzione, qui dobbiamo svilupparci, questa porcate, questa non si può, lui potrebbe sacrificare. Cominciamo a fare questa. Sviluppiamo il cavallo, qui non lo sviluppo perché insomma me lo cattura con il guardiano. Un altro pedone, ma che sfortuna è? Questo gira i pezzi pesanti e io giro solo pedone. Questo è anche un gioco di fortuna, ovviamente, no? Quindi non è che si possa fare quello che si vuole. Che facciamo qui? E sviluppiamo ancora. Guardiamo. Lui attacca, vuole mangiarmi il pedone con il guardiano e darmi scacco. Se spingo, mi dà scacco lo stesso e mi mangia il cavallo. Mi sta massacrando questo. Vero, posso mangiare con il cannone, però.
Posso mangiare con il cannone qua. Qual è il problema? Io non vedo problemi. Mangiamo. Cavallo. Vabbè. Tanto abbiamo tolto di mezzo quello a fare là. Attenzione, non è scacco perché c'è un blocco qui, no? Però mi sta attaccando il cannoncino. Vuol togliere il cannoncino da davanti al re. Se lo sposto me lo cattura, catturo di cavallo. Oh, sto cannone lo devo spostare, c'è poco da fare. Presa, presa. Attacca il cavallo. Non me ne frega niente, vengo qui. Difeso da due cavalli difesi dal guardiano, vedete qua? Toglie il cavallo. Sviluppiamo pezzi. È un cannoncino. Un cannoncino, signori. Fatemi fumare la sigaretta. Oggi i miei amici non ci sono perché sono andati nel bosco. Domenica vanno a fare scampagnata. Elefante girato. Vabbè, qui dobbiamo girare uno di questi due per proteggerci. Fosse. Cosa c'è? C'è niente. Torna per i gatti, magari. Viene qua, attacca il pedone. Viene qui con l'attore, poi mi attacca il pedone. Non mi piace questa situazione. Però posso coprire. Va bene, dai, sviluppiamo. Un altro pedone. Un altro pedone! Non ci posso credere! E lui gira attorno ai pernigotti. Ovviamente questa partita è bella andata. È bella è andata. Non può fare niente qua. Retrocedo il cannone difeso da questo ipotetico torno ai pernigotti. Poi magari lo infilo qua dietro. A fare da cannoncino laterale. Attenzione, mi sta attaccando questo. Il cavallo è difeso. Cosa ho ancora? Pedoni 1, 2, 3, 4, 5 pedoni. Non ne ho più. Ho degli elefanti ancora. Adesso girerò l'elefante qua. Questo sarà un elefante probabile. Dove lo metto? Qui, qui, qui. No, è un altro guardiano. Pensavo l'elefante, non ho ancora girato gli elefanti. Non ho ancora tutti e due da girare. Se lo sapevo lo mettevo qui. Ho lui continua a girare. Pedone. Togliamo il cannone da qui, mettiamolo qua. Così uso questo pedone come perno. La partita è bella andata. Sto facendo un bunker. Ho girato il cannone, complimenti. Attiviamo sto cavallo, facciamo qualcosa. Facciamo qualcosa. Vedo poca roba qua. Una lenta agonia, signori. Adesso minaccia questo, minaccia questo. Sarà un elefante questo. O torrone pernigotti. Ho due elefanti e un torrone pernigotti da girare. E allora poi prende qua. Speriamo sia il torrone pernigotti. Che vi devo dire? Andiamo qua. No, elefante, figurarsi. Il torrone pernigotti sarà qui, dove non lo posso girare. Sicuro. Questi siti sembrano premiare i giocatori più forti nelle girate. Ho notato questo. Quando gioco contro giocatori più deboli di me, spesso succede questo. Qui siamo, abbiamo 20 secondi. Questo è andato velocissimo. Infatti, presa. Attacchiamo torrone.
accostato. Speriamo ci sia un toro nei pernigotti qui da qualche parte. È il toro nei pernigotti, una piccola speranzella, una piccola speranza, signori. Mi attacca il cavallo col pedone che ha passato il fiume, attacco il toro nei pernigotti. Ma la buona me lo dono. È sceso. Difendiamo. Ma la buona me lo dono. Forse è meglio che gioco con 15 secondi da buono. Vuole darmi matto, maledetto. Prendo matto. Parlo per il tempo. Prendo matto di cannone. Vabbè. Abbiamo perso. Usciamo. Giochiamo con più a buono, perché qua, signori, non va tanto bene. Anche un lag pazzesco, cioè. Vabbè, dai. C'è un lag pazzesco. Anche perché ho il programma di registrazione che rallenta tutto. Di nuovo questo. Vabbè, sviluppiamo. Di nuovo torno ai pernigotti. Ah, per fortuna non ha girato il cannone. Ora, o sviluppiamo pezzi o tentiamo il cannone kamikaze per rubargli qualche pezzo importante. Rischiamo. Rischiamo. Ma, ho catturato un pedone, mannaggia. Questa è una mossa furba, vuole attaccare qui. Ha trovato subito il guardiano. Bene, dobbiamo salvare qui. Elefante. Elefante. Era in presa, quindi dovevo salvare. Preso. Adesso prende col toro nei pernigotti un rischio, perché se gira un cannone me lo sberlucca. Sarebbe da non prendere questo elefante, però poi spinge. Rischio. Preso. Rischiamo. Meno male, non ha girato cannone. Potrei prendere ancora il pedone. Vado a rischio, vado a rischio. Se no, difende tutto. Il toro nei pernigotti sul fiume impedisce poi a girare le pedine. Devo rischiare. Se gira il cannone, pazienza. Non ha girato il cannone. Oh, questa qui. Questa qui è una partita che. Promette qualcosina. Adesso giochiamo questa. Salviamo il guardiano e attacchiamo questa pedina. Speriamo ci sia un toro nei pernigotti da sberluccare. Ah, spinge. Noi il toro nei pernigotti lo teniamo su questo traversino. Non mangiamo questo pedone adesso. Gioco questa, attacchiamo l'elefante. Cioè l'ipotetico elefante. Chissà che cosa c'è dietro. Ha girato. Adesso. Qui sberlucchiamo. Minaccia questa. Minaccia questa. Vabbè, però non mi interessa. Tolgo il toro nei pernigotti. Questo sberlucchiamo. Un altro pedone. Mannaggia, ma no. Liberiamo pezzo. Sviluppiamo questa. Elefante. Ah, adesso questa qui la sberlucchiamo. Questo lo sberlucchiamo. Qui spostiamo il toro nei pernigotti. Se prende, prendo col cavallo. Mi interessa. Dove ci mettiamo? Ci mettiamo qui. Sul traversino dove c'è poi la possibilità di dare matto. Vabbè, presa, presa. Via. Toro nei pernigotti. È riuscito a girarlo, complimenti. Questo sberlucchiamo. Un cavallo, oh, un altro cavallo. Lui spinge,
Spinge, spinge, spinge. Vuole spingere ancora, chi se ne frega. Sviluppiamoci. Figurarsi il pedone, poteva essere un cannone. Il cannone lo gira lui. Adesso mi attacca il torne per Nigrotti. Maledetto. Le partite non sono mai finite, signore. Chiamo questo. Minaccia, minaccia, minaccia. Col cannone, via. Altro pedone, vabbè però. E allora ditelo, no? Minaccia di prendere con scacco. Difendiamo col toroncino per Nigrotti. Sai prendere qua, prende qui con scacco, però poi mi trovo il re messo male. Mi trovo il re messo male, però poi dopo. Non ci posso difendere. Dai, difendiamo col torone per Nigrotti. Punto giù col cannone, vuole prendere qui, o vuole prendere qui con scacco. Prende doppio scacco. Mannaggia, mannaggia. Cosa gioco lui è un tema di matto. Vediamo questo. Prende qua. No. Questo. Cannone. Attacca il cavallo. Facciamo questo, difendiamo il cavallo. Mi ha dato scacco. Devo spingere. Ha preso, preso, preso. Devo riuscire a salvarmi dall'attacco. Attacca il cavallo. Devo difenderlo col torne per Nigrotti. Mossa unica. Questo glielo sberlucco. Questo cannone glielo dobbiamo sberluccare. Anche dare il cavallo. Vabbè, però un altro torrone per Nigrotti, ma che roba è? Che roba è? Non trovare qui un altro torrone per Nigrotti, no, ecco. Cannone. Era doppio. Cacco, non ne ho, questa non ne ho. Incredibile.
Come si è salvato questo? E questo è forte. Tolgo il cavallo, prende qui. Il cavallo devo togliere. Che fa? Sacrificio. Presa da scacco. Vengo giù. Da scacco. Ma cosa ha trovato questo? Cosa ha trovato questo? C'è matto. Se mangio c'è matto, scacco e poi matto di guardiano. Vengo qua, matto. Incredibile. Questo non è normale. Posso mangiare, devo giocare questo. Con tutti i pezzi che gli ho mangiato poteva esserci torna e pernigotti, no? Questo mi fa perdere una barca di punti. Adesso attacca qui. Non ho difesa. Non ho niente. Vediamo questo, torno ai pernigotti, adesso che ho perso, adesso che ho perso gira il torno ai pernigotti, catturiamo questo che fa paura, questo guardiano fa paura, se mi dà scacco, presa, scacco, posso scappare e non prendo più matto, almeno il matto non lo prendo subito, presa, presa, devo provare a resistere. A difendermi con le unghie coi denti proprio. Abbiamo il cannone in più, però ha spinto. Beh, questo glielo dobbiamo sberluccare. Il pedone oltre il fiume è troppo pericoloso. Via, 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 via. Passa con la torre di là. Pazienza. Abbiamo un po' di pezzi che difendono. Se toglie la torre, gli cambio questa. Scacco, presa, presa. Se n'è andato! Ha lasciato il tavolo! Ha lasciato il tavolo! Segnare come fanno spesso i vietnamiti quando sono in difficoltà, quando hanno materiale di meno, non abbandonano loro. Lasciano passare il tempo, bruciano come il fuoco a perdere con gli occidentali, segnare. Qui nell'avatar ho messo un personaggio di Fuga di Mezzanotte, Max. Uno dei miei personaggi preferiti, segnare. Quello a cui quel balordo di Rifkin gli ha ammazzato il gatto, quello spione maledetto. Poi il protagonista gli farà fare una brutta fine, signori. Non è che se vinciamo con questo arriviamo a 1500, perché questo qua era mostruoso, signori. Questo qua, sopra i 1500 cominciano a essere veramente tracotanti. Vedete che brucia come il fuoco. Ho resistito, mi ha minacciato più volte il matto. Qui mi sono difeso come un mostro, signore. Io sono il più forte giocatore occidentale sulla faccia della terra, signore, a questo gioco. Si vince 1500. Benissimo. Abbiamo raggiunto i 1500.
Vediamo se arriva qualcun altro. 500 monete, beh, 1 a 1 con questo qua, perché prima, vabbè, prima ho giocato a 5 più 5, era troppo poco. Questi sono velocissimi, cioè, ne è arrivato 1600 questo. 1600 non mi era mai capitato, questo è veramente forte. Giochiamo la nostra solita apertura dell'elefante. Un cavallo, giriamo. Va bene. Guardiamo. Spingiamo questa. Perché la minaccia è di darmi un forchettone se viene qui o viene qui. Speriamo di un torrone per Nigrotti. Pedone, va benissimo, questo se ne deve andare. Adesso il cavallo può anche andare in avanti, era bloccato, ok? A scacchi cinesi i cavalli si bloccano. Vengono bloccati, non saltano i pezzi come a scacchi. Adesso non è più bloccato. Adesso lui ci sta già pensando tanto. Beh, io sono partito abbastanza bene con le girate. Ha lasciato il tavolo pure questo. Pure questo lascia il tavolo, signori. Hanno paura del baffo. Paura di... Veramente... È tornato. È tornato. Qui è andato a chiedere aiuto agli amici. Ma voi qua dovete sapere che loro giocano spesso e volentieri con gli amici vicino al bar. Sono al bar, sono in 10. Tra di loro magari c'è il tops. Ah, se mangio qui vuol darmi il forchettone, ma mangio qui è un po' un casino. Ma questo lo devo togliere, sennò si crea una fortezza con i guardiani che si difendono uno con l'altro. Via questo. Ok, ha girato pedina. Giriamo pedina anche noi, questa. Vabbè, pedone. Cavallo. Adesso andiamo a spingere questo per bloccargli il cavallo. Elefante. Tirato giù. Allora potremmo anche attaccare questo cavallo. Però viene qui o qui. No, qui no, perché c'è l'elefante. Però il cavallo non può avanzare. Può venire qui però. Spingo. Aggressivo. Gioco aggressivo. Adesso il cavallo è bloccato. Deve o venire qui. Attenzione. Si è messo qui. Nell'angolo. Ora giriamo la pedina. Che pedina giriamo qua? Questa qui. Se fosse un altro pedone, attacchiamo il cavallino. Il cavallo qua è messo male nell'angolo. Proviamo, rischiamo. Questa. Torrone Pernigotti. Ma va bene lo stesso. Torrone Pernigotti. Attacchiamo questo pedone. Lui gira l'elefante, questo possiamo anche sberluccarcelo volendo. Lo sberlucchiamo così possiamo poi spingere anche la pedina, volendo. Possiamo anche stare fermi e girare un'altra pedina. Oppure fare il kamikaze, prendere qui. Magari gli sberlucchiamo un pezzo importante. È un rischio, però io ci provo. Aggressivo proprio. Un pedone che ho mangiato. Mannaggia. Ok, va bene. Devo giocare così. Cannoncino. Cannoncino va bene. Il cannoncino va bene. Il cannoncino va benissimo adesso. Anche lui gira il cannoncino. Adesso inchioda il cavallo. Posso mangiare qui col cannone. Sembra interessante. Sberlucchiamo. Sberlucchiamo tutto. Noi sberlucchiamo tutto, minacciamo anche questo elefante. Adesso giocherà questo. O toglie il cavallo. Ma dove lo toglie il cavallo? Qua. Infatti ha tolto qua. Interessante. Ora. Possiamo spingere, presa presa. Oppure sto pezzo qui, tanto è bloccato sto pezzo qua. Non mi fa spingere. Facciamo una bella cosa, mettiamo un pezzo davanti al cavallo per schiodarlo. Di qua. Vabbè, pedone. Questo cavallo adesso è assicurato. Non rischiamo più. Ha preso.
Come prendiamo con questo o liberiamo il pedone? Ma no, giriamo un altro pezzo, forse un cannone diamo scacco. Cavallo, un altro cavallo. Ha girato il torrone Pernigotti. Va bene, lo dobbiamo difendere. Ma come? Col cavallo? Va lì, va lì. Siamo anche spostato lateralmente. Spostiamo lateralmente. Spostiamo laterale. Però poi giocherà sto torrone Pernigotti. Adesso minacciamo di spingere, di andare laterale e attaccare il cavallo. Adesso mi attacca il cannoncino, mi attacca il cannoncino. Posso prendere questo col cannoncino? Volendo. Pure gioco questa, presa, presa e attacco anche qua. Do via questo cannone. Non so, perché se prendo la pedina, questo rimane inchiodato. Se lui rimane inchiodato. Rimane inchiodato. Poi libera il cavallo. Complication. Giochiamo questa, diamo via il cannone per il cavallo. Lui prende qua. Io prendo. Lui prende. Rischioso, prende prima questo. No, prendo qua, via. Prendiamo qua. Così possiamo girare un'altra pedina. Pedone mi dava troppo fastidio. Subito un bel cannone. Sta anche lui girando pezzi buoni. Adesso minaccia di prendere. Minaccia di prendere qua. Ande con la torre, che non posso mangiare col pedone, se no scacco il cannone. Devo giocare di deviazione qua. Sacrificare. Però posso toglierlo questo cavallo, volendo. Posso togliere il cavallo. No, se tolgo il cavallo mangia qui, scacco, niente, non posso. Qui da scacco. Niente, qua è messo male. Vediamo così. Attacchiamo un cavallo. Sapevo che prendevi. Adesso vuole togliersi, dare scacco. Se si toglie, mi tolgo do contro scacco. Lo può dare qua. Poi mangio. Con matto.
quasi perso. Devo sacrificare il cannone. Devo sacrificare il cannoncino. Ho preso quella torre. Presa, presa. Presa, via il cavallo. Ha preso, scacco. Questo si sapeva già. Andiamo qua. Ok, tanto questo non scappa. Giriamo subito questo. Guardiamo. Vado il cavallo. Venire qua. Abbiamo un pezzo, elefante, pezzi troppo deboli, mi attacca l'elefante, mi attacca, no, questo è difeso, questo è difeso. Scacco di qui, salgo su. Questo e questo. Vengo qua. Spinge il pedone. Questo glielo sbarocchiamo. Torna per Pernigotti, che abbiamo sbarroccato. Bene, adesso devo trovare un torna per Pernigotti anch'io, qua magari. Attacco cavallo e poi minaccio scacco. Avanti. No, un altro pedone, mannaggia. Un altro pedone, maledizione. Maledizione. Questo. Vedi già il pedone che ha passato il fiume. Devo rischiare, trovare un torno per Pernigotti qui. Ha tutti i costi. E questo, perché questo non lo libero più sperando che non sia qua. Mangia il pedone, pazienza. Se ne frega. Speriamo. Torno per Pernigotti, giocatore di poker. Figurarsi. Figurarsi! Torna Pernigotti, è qua. Cosa attacca? Lui ha due pezzi mobili e io non ce li ho. Due pezzi forti, midi. Scacco. E poi mi dà matto di cannone. Ho perso. Ha avuto una fortuna sto qua. Arrendiamoci. Resa. Ok. Rivincita. È scappato. No, non era neanche un torno per Pernigotti. Era un cannone. Mi aveva già mangiati tutti e due. Vabbè. Questo era forte. 1600 è ingiocabile. Questi qui sanno già tutto a memoria. Come
conoscono tutti i pattern di matto. Questo però è troppo debole invece. Giochiamoci contro. Questo è debole. Se perdo, perdo 30 punti con questo qua. Questo è 1200. Poi magari è anche finto. Giriamo pedina. Figuriamoci. Pedone, pedone. Cavallo nell'angolo. Questo. Cannone. Guardiano attacca pedina. Non posso spingere se non mangio di cavallo. E vabbè, pazienza. Proviamo a giocare a kamikaze. Figura, sempre un pedone quando faccio cannone kamikaze, eh. Sempre solo un pedone. Attenzione qua, posso prendere questo, inchiodo il cavallo e non può spingere. Al massimo mangiala, se mangiala mangio il cavallo, via. Ha girato il cavallo, lo dobbiamo bloccare questo. Il toroncino pernigatti. Bene. Ma non cantiamo vittoria troppo in fretta, perché qua non è mai detta l'ultima. Io quel cavallo glielo voglio sberluccare. Troppo bello da sberluccare. E sberluccato, bene, col pedone. Cannone attacca cavallo. Interessante, cosa facciamo? Attacchiamo il cannone, guadagniamo un tempo. Lo attacchiamo col torrone pernigotti. Qui, se vuol mangiare, mangio, mangio. Questo. Adesso devi tornare a casa Alessi. Torna a casa Alessi, possiamo sberluccare anche questo. Però, con calma. Questo non va da nessuna parte, in realtà. Perché se spinge, lo mangio comunque. Adesso mi sta attaccando il pedone, questo lo voglio tenere perché oltre al fiume è un bel pezzo. Allora mettiamolo qua. Mettiamolo qui. Ah, ha sacrificato. Bene, sberlucco. Sberlucco, sberlucco. E adesso sberlucco anche lì con scacco, col cannoncino, signore. Game over quasi. Quasi game over. Scacco. Ah, il torrone pernigotti. Però. C'è matto! C'è matto! Yes! Yes! Demoli! Qui è arrivato un altro. Sono scappati tutti, signori. Sono scappati tutti! No, questo è troppo debole. Via, via. Per oggi basta così. Boh, abbiamo fatto tre partite. 1495, eravamo a 1480 e qualcosa. Abbiamo guadagnato qualche punticino. Siamo lì. A 1550 si sale di livello. Adesso sono questo qui il livello maestro livello 1, c'è cioè il maestro livello 2, il maestro livello 3, poi ci sono